Ehi là, buongiorno. Quante volte vi sarà capitato di voler realizzare una copia di un oggetto che vi piace molto, oppure dei multipli di un'opera che avete creato? Sappiate che potete realizzare dei multipli molto leggeri, resistenti e in maniera super veloce. Per farlo utilizzeremo una resina poliuretanica, la Polyform, gentilmente offerta dalla Resin Pro. Per la sperimentazione di oggi lavoreremo sul calco di pallone gonfiato che ho realizzato per la Galleria Raffaello di Palermo. Cosa ci servirà? Dobbiamo disporre di uno stampo in gomma siliconica, di un contenitore per mescolare la resina, va bene anche un flacone di bagnoschiuma tagliato. L'importante è che sia flessibile perché ci deve garantire che poi la resina residua noi la possiamo sfilare via. La Resin Pro ci fornisce in dotazione anche un paio di guanti in lattice con la resina. E se siete proprio ipocondriaci come me, utilizzate una maschera con i filtri. Anche se la resina poliuretanica non è tossica come la resina poliestere, è sempre meglio utilizzare dispositivi di protezione. Non fate gli eroi. Vi servirà anche una bilancia digitale e poi anche un bastoncino per mescolare la resina. Passiamo all'azione. Pesiamo i due componenti. Il rapporto ottimale è 90 di liquido A e 100 di liquido B. Io voglio caricare anche con pigmento in polvere per vedere cosa succede. Per avere un colore bello pieno mi servirà almeno un 10% di pigmento. Questo tipo di resina ha un tempo di lavorabilità di circa 3 minuti. Noterete che il contenitore inizierà a riscaldarsi. Chiaramente il pigmento che noi andiamo ad inserire rallenterà un po' l'indurimento della resina. Per oggetti di piccole dimensioni possiamo fare un collaggio diretto e dimenticarci dello stampo fino al momento della sformatura. Invece, per gli stampi bivalve un po' più complessi e anche di medie dimensioni, è bene lavorare su piccole quantità alla volta, passare un primo strato. Su stampi di medie dimensioni questa operazione potrebbe richiedere più collaggi. Cerchiamo di fare un primo strato dove distribuiamo la resina un po' in tutto lo stampo, anche se nelle pareti verticali inizierà un po' a colare, non importa perché poi in ogni caso quando noi andremo a fare la chiusura la resina andrà ad inserirsi anche nella parte laterale. In ogni caso noi abbiamo la possibilità di lavorarci ancora un po' e di distribuirla più possibile anche sulle pareti verticali. La cosa fondamentale è quella di eliminare eventuali gocce o dei residui sulla parte che si andrà a chiudere, perché questo, ci potrebbe creare dei problemi nella chiusura dello stampo. Quando inizierà ad indurire, vedrete che nella parte centrale si formerà un alone più biancastro che poi andrà a distribuirsi anche nella parte esterna. Già nella fase di indurimento, ancora prima che diventi proprio duro duro, noi possiamo andare a fare il collaggio, quello conclusivo. E iniziamo a coprire quelle parti che sono rimaste un po' scoperte, stando attenti a non versarla fuori. Non vi preoccupate se non copre bene la parte finale, poi questa è una cosa che andremo a fare quando chiuderemo il pezzo da sotto. Se avete difficoltà a girare lo stampo perché magari è troppo pesante, aspettate che la resina rapprenda un po' e poi la distribuite nelle fessure, nella parte comunque dei tagli, con una bacchettina. Mamma mia, lo so che sembra di fare un'endoscopia, però questa parte è importante perché in questo modo voi potete legare bene le due metà. Ma mi concedete un momento per parlare di Resin Pro? Lo sponsor di oggi, Resin Pro appunto, è un negozio specializzato in resine da colata di tanti tipi e una vasta gamma di gomme siliconiche. Insomma, è il posto giusto per tutti gli amanti degli stampi e delle realizzazioni in resina. In più, solo per te che stai guardando questo video, Resin Pro ha riservato due tipi di sconto speciale. Applicando il codice sconto ALBERTO5 avrai la possibilità di ricevere uno sconto extra da applicare alle gomme siliconiche e alle resine poliuretaniche che sono già in promozione sul sito.
Applicando il codice Alberto10 avrai invece un 10% di sconto che potrai inserire quando farai l'acquisto degli articoli che non sono in promozione. È arrivato il momento dell'apertura. Oh santo cielo, temo che ci deluderà. Nemmeno per sogno il maestro è grande. Mazza che colore. Ok, tagliamo via i residui. La cosa che trovo veramente figa è che nella pulizia degli oggetti sformati non si vedono le bolle d'aria, o comunque ce ne sono una quantità inferiore rispetto ad altre resine che ho utilizzato in passato, dove le bolle d'aria erano molto molto accentuate e queste emergevano quando si faceva quella pulizia. Questa è una cosa che potrebbe comunque capitare quando noi andiamo ad inserire un po' di colorante in polvere. Io li ho fatti così semplicemente perché volevo cambiare un po' il bianco di base, che è proprio della resina poliuretanica. Guardiamolo dentro, vediamo che possiamo fare veramente degli spessori molto sottili di 2-3 mm senza che il materiale si deformi più di tanto. Qui rimane flessibile perché lo spessore è inferiore a 1 mm. Però ora noi dobbiamo andare a chiudere. Come facciamo? Il trucchetto che vi faccio vedere ora vale 1000 super grazie. Allora, posizioniamo il nostro lavoro su un foglio di carta e prendiamo la forma del fondo con una matita. Dopodiché andiamo a fare un argine di plastilina seguendo i segni della matita. Questo cordolo servirà appunto da argine per la resina che noi andremo a colare all'interno. Deve stare un po' con le paretine belle larghe a svasare, altrimenti poi non riusciremo a posizionare il pezzo. Dopodiché mescoliamo un po' di resina, per un pezzo del genere me ne basteranno 20 grammi, e poi collochiamo il pezzo principale in modo tale che sia però a livello bene, a piombo. Con la resina un po' più densa possiamo andare a fare le riparazioni dove sono venute le bolle d'aria, per esempio, o in alcuni punti che non ci piacciono. Allora, appena già vediamo che è un po' indurita, possiamo andare a togliere la plastilina e quindi ripuliamo. Facciamo un po' di considerazioni finali. Possiamo dire che questo materiale va bene per fare oggetti di piccole dimensioni. A Palermo le chiamiamo sciocchiolarie. Forse ho esagerato. Oppure anche oggetti artistici di dimensioni medio grandi. Io ho lavorato in particolare su un pezzo da 25 cm e mi sono trovato anche abbastanza bene, considerata l'elevata velocità di indurimento del materiale. Altre note positive di questo materiale sono sicuramente la leggerezza. Se io avessi fatto questo pezzo con un altro materiale, come un gesso sintetico ad esempio, il suo peso sarebbe stato intorno agli 800-900 grammi, mentre questo pesa 360 grammi, quindi un notevole risparmio di materiale. La cosa che mi è piaciuta di più è quella che non c'è bisogno, rispetto alla resina poliestere, di andare a mettere delle fibre di rinforzo come la lana di vetro oppure il fil di ferro. Questa resina è autoportante praticamente. In un prossimo video affronteremo tutti i metodi di colorazione che si possono utilizzare per le resine, sia poliuretaniche che epossidiche, e parleremo anche delle rifiniture, come carteggiare al meglio e come rimuovere i graffi. Rotti palloni gonfiati che non siete altro! Da me e dal maestro Muten per oggi è tutto, alla prossima!